Ci siamo fermati qua dove una volta che i nostri protagonisti hanno praticamente superato le loro prove e hanno rivissuto in un certo senso le loro perdite più gravi, tranne Cloud, la parte di Eris, ragazzi, io ho pianto ieri. Io ieri ho pianto 3 volte. Voi non l'avete visto perché ero senza cam e da un lato mi dispiace di questo perché mi avrebbe fatto piacere comunque condividere le mie emozioni con voi, però io ieri ho pianto 3 volte. Ho pianto 3 volte, probabilmente si sentirà anche dalla voce poi che è un po' più spezzata rispetto al solito, però ho pianto 3 volte ieri. Ho pianto 3 volte. E una di quelle è stata proprio quando c'è stata la parte di Eris. E ah sì. Sì, anche in quella parte mi sono messo a piangere. E poi ce n'è stata un'altra che è stata praticamente l'esibizione. È stata l'esibizione di Eris con il canto. Sì. Sono state. Oddio, ma che c'è un forziere là? Ma è un forziere quello, ma scusami. Mi sa che forse qua ci possiamo andare dopo. Però mi sembra strano, scusami, come... Sì, penso che sicuramente ci andremo dopo. Aia. 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 Madonna, le odio ste creature volanti. Crepate. Oh, e che palle. Crepate. Eh sì. Allora, vi ricordo in generale che nel gioco originale qui Cloud impazzisce e prende a ceffoni Eris dopo che escono dal tempio. Cioè proprio la riempie di botte. Quindi sicuramente non si vedrà, perché non si vedrà questa cosa, perché se fanno una scena del genere gli SWAT praticamente invaderebbero il Giappone e tutta la sede Square. Però sicuramente qualche cosa succederà. Qualche cosa ci sarà. Sono abbastanza convinto che qualche cosa ci sarà. Merda. Sta parata così è bellissima. Aia, stronzone. Ok. Beh, il fatto che posso uccidere Cloud Eris in realtà non è un'idea totalmente sbagliata, secondo me. Non è un'idea totalmente sbagliata. Cioè, da quello... Oh, altra arma? E chi è che manca all'appello? Forse Kite, ma... Ah, no! Yuffie! Mi mancava Yuffie! Oddio, ma scusa, ma per Yuffie non l'avevo trovata l'arma?
Ecco, queste sono le armi finali. Shuriken di Fuma. Colpisce un bersaglio con la massima potenza. Attacco che aspira PV e PM. Ah, facile, ragazzi. Allora, la scena... Allora, ecco, questo ve lo posso dire, perché non l'avete visto, essendo che la scena è collegata a un evento secondario, ovvero l'evento di, l'evento di Gilgamesh. La scena dove Cloud praticamente è col cappuccio, che abbiamo visto nel trailer, mentre appunto dice la parola Reunion, si vede lì, durante la side quest di Gilgamesh. Non sono riuscito a registrare quella parte, o forse l'ho registrata, non mi ricordo se l'ho registrata a parte, ma se l'ho registrata a parte sicuramente vi includerò la clip mentre monterò i video, qua in questa parte, vi monterò la clip proprio per farvelo vedere, però quella scena si vede lì, nella subquest, quindi non è una scena che si vede nella storia principale, quindi il trailer anche in questo caso ci ha preso per il culo, fondamentalmente. Cioè, la cosa bella in realtà di questo gioco è il fatto, e anche il fatto, che le side quest praticamente abbiano praticamente una lore e riescono... Sì, ma qua io sto andando avanti. Io invece volevo prendere quel forziere. Quindi ci sarà un modo per poterlo prendere. Quindi diciamo che... Allora, la cosa bella e brutta in realtà di questo gioco qual è? Che anche le side quest hanno una lore, ma il problema che... Ma il problema appunto di avere side quest con una lore è quello di... Vedi qui, non c'è modo di poter... Che quello è un forziere. Però forse effettivamente... Oddio, ma là c'è... Vedi, noi possiamo andare là sotto. E allora forse veramente ci devo andare dopo. Boh, vabbè, vedremo. Nel caso poi controllerò meglio. E quindi diciamo che ci sono appunto delle trame, o comunque ci sono dei riferimenti espliciti ad alcuni avvenimenti del gioco dettati dalle side quest. Tipo il vestigio di Gilgamesh è una di quelle side quest che è collegata tantissimo con la trama principale e anche a quanto pare il gioco delle carte. Oddio. Oddio, sei una dama. Tu saresti la dama in parte, in teoria. Entra in tensione se colpito con abilità potenti nei punti scoperti durante guscio combattivo o con attacchi a cui è vulnerabile. La intenzione non può usare i suoi attacchi a distanza. Minchia. Aia. Allora, cerchiamo di caricare un po' di... Perché lui dovrebbe andare in tensione... Aia. Anche se colpisco le parti deboli, ha detto. Cioè... Allora, intanto facciamo così. Ma guarda come spara di continuo. Cioè è un casino. Cioè sto schivando i fottuti proiettili. Aia, ho sbagliato. Dovrei colpire le parti deboli, sì. Ok, però... Oh.
ti lancio le comete. Vai, tu lanci i meteoriti e io ti lancio. E io ti lancio le meteore. Che cazzo? Ma va fa un culo. Ok, morto. Boh, easy. Quella, buonasera, buonasera ragazzi. A chi si sta unendo. Ah, ecco, vedi? Forse ora da qua rispunto di nuovo. Vedi? E posso salire sopra a prendere quel forziere. Vedi? Allora avevo ragione. Avevo ragione. Eccolo. Ok, perfetto. Elisir? Minchia. Oggetto importante l'elisir. Donne. Tu. Minchia, ci siamo. Che tecnicamente qua ora dovrebbe ritornare anche Kite Sith. Perché poi è lui che ci aiuta in questa situazione. Ah, qui dovrebbe esserci Sephiroth ora, la sala degli affreschi, dove ci spiega praticamente tutta la storia. Giusto? Qui poi è anche la sala dove ci sarebbe il masso enorme. Quello che ti insegue. Cioè che ti insegue. Che è la battaglia tra i cetri e gli umani questa. Flagello venuto dal cielo. Quindi Genova. Ora siamo una catastrofe ancora più grossa, ovvero Meteor. Invidiati dei figli dell'uomo. Mi paro sempre un attimo prima. Ah,
Allora, io in realtà mi conviene che ammazzo prima questo stronzo che... Aia. Sì, vabbè, però se continua a sbattere sul muro come un coglione... Cioè... Oh, così questo ce lo togliamo dalle palle. Diciamo che con questa build finale che ho fatto dei personaggi mi trovo molto bene. Quindi speriamo di poter continuare così. Il ricordo del flagello, ecco. Dove è Sephiroth che mi fa lo spiegone? Che mutava sembianze. Eccolo. Senza potersi unire al pianeta si celò nel silenzio. Che bello che poi lo spiegano così dettagliatamente. Reunion. I semi germogli, cioè germogliano in una cosa sola. La reunion. Quindi tutti, diciamo, i mantelli neri. Allora, prima eliminiamo sempre al solito lo stronzo. A posto. Ora c'è la panchina. Quindi c'è una boss fight. Fastidio che lancia tutte ste robe. Cioè è impossibile. Ah, con Eris è impossibile combattere. Yeah.
Così non può usare gli attacchi a distanza. Ho paura per sta panchina. Boss fight quindi? Boss fightina con Sephiroth? Non lo so, io da un lato non ce lo vedo Sephiroth come boss finale a questo giro. Ecco, i Gui. Quindi i Gui sono la minaccia? Da un altro mondo? Dalle Gui preghiere è nata... Dalle Gui preghiere è nata la materia nera. Però da un altro mondo addirittura. Boss impazzito, cioè Cloud impazzito come boss finale, sì, ci starebbe, ma che secondo me non torna alla normalità. Questa c'era nel remake, la scena. Già, quello incappucciato là è Cloud, vuoi vedere? Genova boss fight veramente Sephiroth. その先にある永遠。永遠なんてない。ああ、今はまだ。あなたは間違っている。お前たちはここで死ぬ。だが悲しむことはない。 Ah, c'è il wall come boss. Il muro. Se subisce una determinata quantità di danni mentre si prepara a ridurre il campo di battaglia, si ferma ed entra in tensione. Ok.
Dai, su. Cazzo. Hi, hi. No, ma devo colpire lui, so. Vedi, perché fa avanzate così, io. E devo portarlo indietro. Dai però, minchia. Dai. Minchia, io ho fatto abbastanza danni, ma che cazzo? Che anche in alto mi colpisce. Minchia Tifa, devi fare per ora limit, Cristo Dio.
Madonna, mi è incazzato come un mostro. Ecco, sto andando a prendere. Oh no, ma siamo veramente alla fine, eh? Ma in realtà, scusa, ma non dovremmo... No, non credo. Pausa pubblicitaria per la cura. No, no, questa non è la fine. Ma è lui che ride. Ecco, ora si sacrifica Kite. Dice ci penso io qua, tanto poi dice il mio corpo lo posso ricostruire. Cioè ci sono le copie, no? Quindi... ルートは確保した。
Mamma mia che bello però, eh. Cioè ti fanno vivere anche la fuga come, come parte giocata. Voglio vedere ora qua. Voglio vedere qua adesso Cloud che fa. Sono troppo curioso di vedere Cloud. Madonna, Cloud sempre, sempre più cattivo. E qui ora c'è il tempio che si ritira. Ecco, e ora qua che fai, Cloud? Esatto, che ritorna. Eccolo, guarda Cloud dov'è, da solo. Oh no. Sephiroth. これは鍵だ。世界の狭間に隠された本物を手に入れるためのな。返して。おい。さあ、時は満ちた。
Noterio. Nanda. Aleva. Hajimaru. Hajimaru no ka. フィエラ。 いや、 セフィロスだ。 Minchia, ci va. Nessuno che lo ferma, però. Vabbè, volendo non potrebbero, perché ci sono tutti i Numen che girano attorno. È uno dei sospetti che ho avuto, in realtà, che Cloud potesse diventare il cattivo. Io l'ho detto, un ipotetico combattimento finale con Sephiroth e Cloud contro Cloud, Zack e Sephiroth però buoni. I 7 secondi. Vedi la stessa mano che gli ha dato. Ah, ma questa è la Black Materia che Cloud consegnava. Però la consegna nel cratere, non qua. Qui stanno facendo una reinterpretazione. In teoria Sephiroth è morto comunque, ma questa è Genova. Ma dovrebbero intervenire i Numen bianchi, però. Dove sono i Numen bianchi? Incredibile, Cloud che insegue Eris. Senti come ride. La risata da schizofrenico. Thank you.
Arigato. Momento fatidico. Oddio, siamo veramente all'ultimo capitolo? Un mondo che finisce. Oggi non perde occasione. Cioè, tu sei pericoloso. Ecco, qui c'è Zack. もう一つ教えてよ。 エアリスはクラウドのことが好きなのか? うん、きっとね。 そうか、それはヒューヒューだね。 ヒューヒュー。 Oddio, Zack che si sacrifica per far stare... No, non credo, dai. Tipo l'amicone. Oddio.